Con il gran finale di domenica 30 agosto è andata in archivio la sesta edizione di Libri nel Borgo Antico, tre giorni in cui Biceglie ha respirato un'aria differente rispetto al solito, l'aria della cultura, dell'editoria, dell'arte, in un centro storico vivo, cuore pulsante della città. Oltre 100 autori, dai giovani talenti in erba agli affermati nomi sulla scena nazionale, hanno presentato le loro ultime fatiche editoriali in 5 affascinanti location del Borgo Antico: Palazzo Mazzalorsa, Via Marconi, Via Frisari, Piazza Duomo e Piazza Sant'Adoeno. Migliaia di persone hanno gremito le strade, i vicoli e i locali del centro storico, accostandosi alla lettura, anche grazie al book crossing sotto le stelle. La serata conclusiva ha visto come protagonisti il sacerdote Don Aniello Manganiello, che conversando con Maria Liuzzi, giornalista di Telenorba, ha presentato Legalità e scrittura, un viaggio lungo il cammino di Santiago, in cui l'autore, insieme al suo amico e giornalista Mino Grassi, si confronta su 10 differenti temi. Un libro rivolto non solo agli insegnanti e agli educatori, ma in modo particolare ai ragazzi, con l'obiettivo di concentrare la loro attenzione sulla legalità e per scoprire il valore della scrittura. Ogni cammino, ho finito venerdì sera un altro cammino italiano questa volta, il cammino di San Benedetto da Norcia a Monte Cassino. È ovvio che il cammino per me ha una grande valenza simbolica, è una metafora, è un simbolo, è un'immagine di quello che è la vita, con le difficoltà, con le asperità, con i problemi, con le sofferenze, con i dolori, anche i dolori fisici, che ben rappresenta la vita. Allora, ecco, il cammino può diventare il cammino anche fisico, quello passo dopo passo che consente alla strada di aprirsi, può diventare un allenamento anche fisico da portare poi nella vita, con una ricaduta nella realtà, perché la realtà poi è difficile. In realtà è difficile perché devi fare i conti con tante cose, con gli altri, con i tuoi limiti, con le tue asperità caratteriali, con la tua volontà poco forte, poco decisa. Allora il cammino, ecco, è un allenamento fisico che può avere una grande ricaduta poi nella vita di ogni giorno. Beh, il rapporto con la Puglia è antichissimo. La prima mia esperienza di educatore l'ho fatta a Fasano nel 1974, in un istituto che accoglieva ragazzi in difficoltà, ragazzi disagiati, caratteriali, topini d'auto, e avevo 21 anni, quindi ho iniziato questo mio rapporto con la Puglia, che continua ancora, ed è un rapporto d'amore, di stima, di apprezzamento per una delle regioni più belle d'Italia. Quindi Biceglie entra in questo contesto e ne sottolinea ancora di più questo legame, questo affetto, su un piano oramai a me caro, quello della legalità. E quindi, ecco, essere invitato qui a Biceglie significa, ecco, condividere e avere anche il supporto di una realtà umana, di organizzatori che hanno questa attenzione anche per questi grandi problemi di cui il paese ha bisogno. Nome ben noto al pubblico, il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, che ha presentato assieme al collega Lino Patruno Lettera agli italiani, un'invocazione alla patria, un racconto che parla di noi italiani e della nostra identità nazionale smarrita. Capisco chi parte, ammiro chi resta, e diciamo pure che il mio sogno è che tutti tornino, cioè che ci sia la possibilità di tornare in patria, perché credo che questa sia la cosa più bella. Cioè, restare è un atto indubbiamente onorevole, però alle volte non è tanto produttivo. Riuscire a partire, acquisire un patrimonio di conoscenze, di idee, o alle volte anche un patrimonio reale, e portarlo poi di nuovo al proprio paese natio, significa arricchire la propria città. Quindi io sogno gli emigrati tornanti, che sono secondo me la razza migliore degli emigranti. Io dico che l'Italia è la mia patria e la Puglia e Biceglie è la mia matria, cioè il luogo materno da cui io attingo sempre forze ed energie e torno sempre con piacere. Quindi per me ogni volta che c'è l'occasione di ritornare qui e di rituffarmi nei suoni, nei rumori, negli odori, nelle consonanze del mio paese, io vivo un momento di felicità.
A seguire, Enrico Aiello ha moderato l'incontro in cui è stato presentato il libro Di notte contavo le stelle, dell'ex Miss Italia Cristina Chiabotto, una favola con rimandi autobiografici in chiave romantica e moderna. È importante sicuramente, credo, per ognuno di noi per raggiungere, no, i propri obiettivi, crederci sempre nonostante le difficoltà della vita, che possono essere tante. È difficile parlare della mia favola e non pensare invece a quello che mi circonda, agli altri che magari lottano nella vita per un qualcosa di più bello, però credo che sognare faccia bene, quindi avevo voglia di trasmetterlo con questo libro che celebra i miei 10 anni da favola. Ospite conclusivo della rassegna, il popolare cantautore pugliese e tanto amato dal pubblico, Albano, il quale, introdotto da Sergio Silvestris, ha presentato La cucina del sole, le ricette del cuore e la passione culinaria trasmessa dalla mamma Yolanda, e poi È la mia vita, una biografia vissuta tra gioie e dolori, divenuta un romanzo popolare. Ero molto amico di Dino Bascià. È stato un terroncello come me che a Milano ha creato quello che ha creato, che altro, ma c'è stata tante realtà che sono una più positiva dell'altra. La Puglia è in una buona dimensione, sta scavalcando senza paura di essere smentito, sta scavalcando situazioni incredibilmente interessanti. Oggi io ricordo che i primi miei anni, quando dicevo in Puglia, cos'è la Puglia, cos'è, dovevo disegnare l'Italia e poi dire questa parte dell'Italia è Puglia, sta di fronte alla Grecia, di fronte alla... Adesso non è più così, tutti parlano di Puglia, tutti stanno venendo in Puglia. Posso anche aggiungere che io di pubblicità in 45 anni, 50 anni di mestiere ne ho fatta tanta a questo territorio e non voglio nessun merito, semplicemente mi chiedevano e rispondevo. Tutte le interviste che mi chiedevano, per esempio sulla televisione turca o la televisione tedesca o quella francese, io le facevo venire tutti in Puglia e se ne andavano con un cuore pieno di emozioni. Quindi il mio granello di sabbia in questa crescita c'è. Piacevole e delizioso fuori programma al termine dell'incontro. Al cantatore e al folto pubblico è stato offerto il Sospiro, dolce tipico locale, dal consorzio dei pasticceri bicegliesi.